Buonasera, eccoci collegati in diretta. Come promesso, siamo alla nostra sesta diretta, quindi è iniziato il nostro palinsesto ufficiale delle dirette YouTube. Abbiamo sempre dei grandi professionisti che ci accompagnano e stasera abbiamo di nuovo Pablo Gilcagnè. Buonasera Pablo. Buonasera e benvenuto a casa nostra. Esatto, ci troviamo nella Fisperis Academy. Wow! Yes. Sì. Allora Pablo, mi racconti brevemente perché questo posto si chiama Face Place? Dov'è che hai preso questo nome? Che cosa è successo? Beh, è legato molto alla mia storia personale, come magari ci siamo tante volte scambiati durante le dirette, anche durante il lockdown dell'anno scorso, e tutto nasce a Hollywood, praticamente dove ho avuto la mia esperienza più importante, e durante una cena con il produttore Solomon, quando lavoravo per la Warner Bros. Television, lì ebbi la fortuna di truccare Jodie Foster e quindi lei mi diede appuntamento in questo salone che si chiamava Face Place in Santa Monica Boulevard. Siccome sono molto legato a quell'esperienza, quando poi sono venuto qui in Italia ho voluto portare un po' di America anche qui in Italia, sebbene vabbè, io adoro l'Italia, Roma e quant'altro, però il nome mi piaceva perché poi Face, viso, era qualcosa che mi apparteneva. Face Place, certo. Esatto, poi non mi sento solo truccatore, mi sento proprio un po' visagista, cioè che si occupa un po' dell'immagine di tutto il viso e non solo del make-up. Beh sì, l'abbiamo appena visto, beh, hai fatto dei nomi incredibili, Jodie Foster, Solomon, Hollywood, un'esperienza che sappiamo già, che abbiamo già raccontato, davvero, davvero significativa. E quello che dicevi, la tua esperienza, Pablo ci racconta, ci dice: ah, io sono un visagista, io mi occupo di tutta l'immagine, ed è vero, perché abbiamo appena finito di girare dei video, Pablo, e sono dei video nuovi, una nuova idea. Non spoiler niente. È una nuova idea e insomma ci saranno delle belle immagini che aiuteranno alcune ragazze a trasformarsi, non diciamo niente. Niente, oh, non gli si può dire nulla, eh? Questo è un vulcano, non si può bloccare Giancarlo. Lo Iago. E, ok, allora, adesso parliamo dell'argomento di questa diretta che è appunto l'armocromia, la colorimetria, quindi come valorizzare il corpo con i colori giusti, evitando i colori nemici, quindi usare i colori amici per valorizzare un corpo. Anche un corpo, tutto, sì, perché poi l'armocromia io la tratto più dal punto di vista viso, però questa scienza, questa disciplina nasce comunque tantissimi anni fa, pensate negli anni 30, quindi parliamo non di oggi, perché nel passaggio dal cinema in bianco e nero al cinema a colori, molte attrici e molti appunto anche registi e tecnici delle luci si resero conto che alcuni colori che magari nel bianco e nero funzionavano, nel colore non funzionavano più, cioè c'era qualcosa che spegneva l'incarnato, spegneva la luce sul viso. Infatti utilizzare la palette dei colori amici è un po' come un filtro Instagram, praticamente vi sarà capitato anche a voi che magari qualche volta qualcuno quando vi ha incontrato ti dicono: ma oggi ti vedo particolarmente bene. Magari non hai dormito quella notte, no? Sei stato malissimo, cioè ti senti uno straccio, però c'è qualcosa che invece ti senti. Esatto, perché magari hai indossato quel colore di maglia, di giacca per quanto riguarda l'uomo, camicia, o eventualmente per la donna parliamo anche dei gioielli, orecchini, collane e quant'altro. Sono quei colori che vanno a enfatizzare il fototipo, quindi l'incarnato, il colore degli occhi e delle labbra e dei capelli, e che valorizzano maggiormente, quindi danno anche un'accezione di maggiore comunicazione, perché non dimentichiamoci che i colori comunicano. Nella cromoterapia, ad esempio, come sai bene, anche viene utilizzata per calmare gli stati d'ansia, ad esempio, certo, no? Certo, ci sono proprio i colori che trasmettono delle sensazioni ben specifiche, in comunicazione si usano molto appunto per consigliare uno stato d'animo piuttosto che un altro, un'emozione piuttosto che un'altra. Esatto, anche fantastico, in politica, ad esempio, no? Se tu vedi anche i politici, quando fanno i classici cartelloni, no? Adesso che avremo anche le amministrative a Roma, sicuramente avremo le mura piene, no? Esatto, vedrete dei cartelloni con degli abiti, con le persone che indossano quei colori che maggiormente conferiscono autorevolezza nel caso di autorevolezza, affidabilità, certo, e anche, esatto, tante altre cose. È difficile
vedere un politico che si sponsorizza vestito di, non so, di rosso o di arancione, di giallo, perché. Beh, poi ovviamente dipende anche dal colore del partito, molte volte, quindi molte volte si fanno delle associazioni come le cravatte verdi o gialle o rosse, o Sì, anche le quello sì, però diciamo che regimenta. diciamo, i politici tendenzialmente usano quei Un po' colori più per seriosi, l'abbigliamento, sono sono un po' più seriosi, seriosi. difficilmente si No, lasciano magari negli andare. accessori, una pochette, ad esempio, Qualcuno osa, qualcuno osa, esatto. e fanno bene, sono d'accordo. Allora, aspetta che ci saluta Alessandra, buonasera, ciao. Ciao. Allora, quindi dicevamo, stasera la mocromia, anche stasera, e abbiamo, se io ho ben capito, scusami se sbaglio, ci sono due grandi, due macro, insieme, quello Esatto, caldo e quello freddo. Ok, bravissimo, fino a qua ci sono arrivato. E quello caldo è l'estate, quello freddo è l'inverno? esatto. No, No. perché purtroppo c'è questo gioco che uno pensa all'estate che fa caldo e quindi è legato ai colori caldi. No, abbiamo praticamente questi due macro sistemi che sono appunto il sottotono caldo e il sottotono freddo, quindi dividiamo comunque le persone in due grandi microcosmi, quindi freddo, caldo, e poi all'interno di ogni caldo e freddo abbiamo le famose quattro stagioni. Le Ok. quattro stagioni sono due calde, due fredde. Ovviamente, siccome l'estate uno pensa che fa caldo, ma non è che i colori che vediamo d'estate sono colori caldi, sono colori freddi. Infatti, io dico sempre: se ci mettiamo di fronte al mare in spiaggia, anche in pieno agosto, i colori che noi vediamo sono dei colori freddi. La sabbia, l'azzurro del mare, quindi sono tutti quei colori Wow. con, diciamo, pastello che tendono un pochino a lavanda, glicine, lilla, rosa chiaro, sabbia, grigio, tutti questi colori freddi e tendenzialmente opachi. Insieme all'estate abbiamo l'inverno che è di nuovo una stagione fredda, però più scura, quindi d'estate abbiamo i colori chiari, d'inverno i colori più scuri. Non pensate alle stagioni, pensate proprio solo alle palette. Quindi noi chiamiamo stagioni armocromatiche, non stagioni climatiche, ok? Ok, sì, E poi infatti. abbiamo le altre due stagioni che sono la primavera e l'autunno, che sono stagioni calde. La primavera è più chiara, calda e luminosa. L'autunno invece sono colori più soft, scuri e avvolgenti. Quindi primavera e autunno fanno parte dello stesso? Esatto, calde, Ok, grande. calde. Allora, la volta scorsa, invece estate e inverno, Fredde, fredde, wow, esatto. quindi fanno parte della stessa cosa. Infatti noi abbiamo appena pubblicato, quindi poche ore fa, e siamo già a un centinaio di visualizzazioni, credo, il video dell'armocromia autunno, in cui c'era effettivamente una ragazza con i capelli rossi. Esatto. Esatto, solitamente l'autunno, proprio perché sprigiona tutti i colori più caldi, se tu pensi proprio non so, agli alberi in autunno quando assumono quelle colorazioni, quelle foglie che vanno dal giallo ocra all'oro, ambra, rame, bronzo, il sottobosco, tutto tipo il color muschio, verde militare, tutti questi colori molto caldi con una base tendenzialmente gialla e rossa sposano perfettamente con gli internati tendenzialmente caldi. Quali sono i fototipi caldi? Ad esempio le bionde dorate con gli occhi verdi, le rosse Tiziano con gli occhi verdi, le rosse con gli occhi marroni. E quindi nel caso del nostro video tutorial abbiamo fortunatamente trovato una ragazza con capelli rossi naturali color Tiziano, e quindi lei incarna Era perfettamente, perfetta. esatto, la stagione autunno. Ale, ti ricordi il nome? No, però abbiamo il video. No, non è Sofia. Carolina Sofia dovrebbe essere. è un altro nome, è un'altra ragazza. L'abbiamo vista adesso. No, non mi ricordo, però abbiamo il video. abbiamo la mamma. Esatto, Abbiamo. Ah, la sorella di Sofia. Carolina, Carolina. ricordavo bene, Ok, che sono delle tue modelle fantastiche. Diciamo che qui adesso non diciamo perché, qua diciamo che c'è Sofia che è veramente irriconoscibile. Era bella prima quando sono arrivato, ma adesso è ancora più bella. Sofia è un po' la mia, io la chiamo Uma Thurman.
ha un viso estremamente interessante. A me piace molto, vabbè, a me piacciono le tipologie fredde, come hai capito, perché comunque io sono mediterraneo, quindi tendo comunque alla tipologia fredda, però per me le donne sono tutte belle e uniche, e soprattutto la capacità del visaggista è proprio quella di cercare di valorizzare al massimo ogni bellezza, Certo. senza creare dei foto, diciamo, degli stampini No, e dei, diciamo, delle terribile. immagini troppo comuni tra di loro. No, sono d'accordissimo. Abbiamo il video. Yes. Vediamo Camilla. Carolina. Carolina. Non è quella con la barba. Allora, vediamo. Aspetta un attimo, Ale. Fai. Sì, Ecco, qui stiamo rallenti, facendo il perfetto. test cromatico proprio Segno dorato, perfetto. con il telo oro, e vediamo appunto che il volto di Carolina si illumina proprio con l'oro, poiché lei le appartiene proprio, e vedi proprio una perfetta armonia, guarda, tra viso, capelli e telo, Sì. quindi non c'è nessuno stacco netto, non c'è dissonanza, non ci sono delle distonie nel viso, e soprattutto viene illuminata e il viso tende ad andare verso l'alto, quindi Ok, non tende ad allargarsi. va bene, quindi tu hai identificato subito e lei fai la prova perché devi fare la prova, però immagino che tu quando vedi Oddio, guarda, non è che sia la sfera di cristallo nelle No. mani, diciamo, è sempre bene fare una prova pratica con proprio la contrapposizione, come vedete bene adesso anche qui, dei teli oro e Infatti argento. si è spenta proprio così con il Bravissima, grigio, si è proprio esatto. spenta. Esatto, vedi come il viso si è spento, si è ingrigito e soprattutto il viso si è allargato. Dove stavo segnando prima, l'occhiaia si è appunto accentuata, Sì, ma sì, anche la sì, parte sì, sì. proprio sotto del viso si è allargata, diventando più rotonda. Quindi utilizzare i colori amici è come fare una sorta di contouring naturale sul viso, cioè andare proprio a valorizzare quella che è la morfologia del viso. Ok, fantastico. Allora, trucco per una tipologia di viso autunno, evidentemente, come abbiamo appena, come ci hai appena spiegato. Esatto. Come si valorizza? Allora, qui poi vedremo successivamente i cerchi cromatici, credo che poi Alessandro ci Ce possa aiutare ad l'abbiamo? andare Sì. avanti e a far vedere i cerchi cromatici. Nei cerchi cromatici sono proprio raccolti tutti quei colori che vanno a valorizzare di più l'incarnato autunno, quindi la donna o l'uomo autunno, perché nell'uomo parleremo di abbigliamento più che altro, nella donna anche di make-up. Quali sono i colori? Quelli che ti ho nominato prima. Sono quelli proprio dell'autunno, immaginati appunto le foglie dell'autunno. Io nel make-up che utilizzo su Carolina vado proprio a utilizzare i colori, userò appunto un bordeaux, un oro, eccolo qua. Qui adesso vediamo proprio il cerchio con tutti i suoi colori, vedi appunto questi marroni bruciati, questi arancio, i ramati, i verdi, muschio, verde sottobosco, quindi sono tutti colori molto caldi. Sì. E infatti sul make-up che poi vedremo verso la fine del video, abbiamo proprio l'occhio che tende, l'ombretto che ho utilizzato è un marrone bruciato con un punto luce oro, e poi utilizzerò una matita verde all'interno dell'occhio proprio per andare a utilizzare proprio tutta la sua gamma appunto Ok, cromatica. quindi è necessario, salutiamo Pierluigi che ci ha appena salutato, Ciao Pierluigi. è necessario quindi per un tipo di colore di questo genere, per questa Esatto. ragazza, utilizzare questi colori per il trucco. Esatto, sia nel trucco che nell'abbigliamento. Ovviamente nella Cioè se lei moda per esempio usasse un fucsia o un rosa, è un po' come l'argento, come quando arriva l'argento sul viso, hai magari è un visto? bel colore che le piace, a lei magari piace quel colore, però poi se lo mette addosso si Esatto. spegne un Si spegne pochettino l'incarnato. l'incarnato. Se Ok. proprio ha tanta voglia di indossare quei colori, li può indossare lontani dal viso, ad esempio utilizzare dei bracciali, degli anelli, delle scarpe, delle borse di quel colore. Magari, come sai, nella moda ogni tanto vanno dei colori, come quest'anno ad esempio va il giallo fluo e il grigio, no? Magari a qualcuno piace, a qualcuno no, però se sta bene o non sta bene, nel caso non sta bene, noi lo allontaniamo immediatamente dal viso e utilizziamo ad esempio nei pantaloni, come nel mio caso, ad esempio io sto indossando un pantalone grigio, si vede appunto anche dal video, il grigio sicuramente è un colore molto chiaro che a me non sta bene, lo utilizzo ma nei pantaloni, non lo vado a utilizzare nel volto usavo i colori scuri che mi stanno bene, come nel caso, in questo caso il nero, o nel caso tuo un
un blu scuro, perché anche tu stai comunque un inverno come me. Sì, io blu metto sempre solo blu, quindi sto a posto così. Vabbè, il blu è un colore che comunque è rassicurante, no? È il colore maschile per eccellenza, sì, e soprattutto ha un'azione proprio tranquillizzante. Sì, che disti te, poi ci serve pure. Sì, l'abbiamo, diciamo, è stato il Pantone dell'anno scorso, anche quest'anno, va il blu, ma va il French Blue. Il French Blue è come quello della bandiera, per farti capire, della bandiera francese, quindi leggermente più brillante di quello che indossi tu oggi. Però l'abbiamo usato il Classic Blue proprio nel 2020, proprio perché doveva essere un colore rassicurante che portava un po' di calma in questa situazione, piuttosto, come dico io, nella terza guerra mondiale. Nella terza guerra mondiale, che si dice che sarà quasi finita, però speriamo. Esatto. Ma ecco, colori di quest'anno, diciamo questo. Per esempio, quest'anno i colori predominanti sono il grigio e il giallo. Esatto. Noi lo stiamo usando nel logo, il logo non me lo devo mettere addosso, sta lì. Ma esatto, se a me il grigio e il giallo stanno male, come faccio? Perché se io devo mettermi il giallo, poi non mi posso mettere pure il blu, che mi sta bene. Esatto, magari puoi usare una pochette gialla all'interno della tua giacca blu, o dei calzini, okay, gialli, che ad esempio potrebbero essere divertenti per spezzarli sotto un denim che stanno benissimo, o ad esempio, non so, una cravatta, magari utilizzare una camicia azzurra, azzurro chiaro con un giallo e una giacca blu non sta male. Ok, però chi non ha come colori amici il giallo non ci si deve toccare. Assolutamente, né truccare né vestire, come ripeto, lo portiamo lontano dal viso. Lontano dal viso, perfetto. Allora abbiamo detto, trucco autunno, scegliere i colori giusti. Esatto. E come usarli? Qual è il metodo migliore? Diciamo una qualcosa di semplice, perché ovviamente tu sei un professionista. Ogni volto, io ti ho osservato tante volte, fai, non voglio esagerare dicendo un'opera d'arte, perché tu comunque pennelli, quindi fai un lavoro che sai fare tu. La persona che ci sta seguendo tendenzialmente non ha quell'abilità, anzi si specchia e prova sempre a fare qualcosa per vedersi il meglio possibile. Come li possiamo aiutare? Chi li possiamo allora, aiutare? Innanzitutto guarderanno i nostri tutorial. Guarderanno i tutorial. No? Cioè, facciamoci pure un po' di pubblicità, sì, insomma. Ne abbiamo fatto veramente tantissimi tutorial, dal trucco più semplice fatto con i polpastrelli al trucco più complicato, sì, fatto con i pennelli. Per quanto riguarda i consigli pratici, quello che io vi posso dire è che soprattutto, diciamo, nella stagione che stiamo vivendo e quindi comunque nella primavera estate si abbandona un pochino l'utilizzo del fondotinta, utilizziamo magari delle polveri, quindi delle cipre che applicheremo tranquillamente con un pennello. Ci sono anche i fondotinta minerali che sono molto facili da applicare con i pennelli. Chi non è molto esperto con gli ombretti può utilizzare le matite. Le matite sono sicuramente più pratiche e veloci. Le applichiamo al bordo della ciglia, nel caso ad esempio dell'autunna autunno, ho utilizzato nel tutorial una matita color prugna, proprio perché ha un colore molto caldo. Lo andiamo a sfumare leggermente con il polpastrello, anche con un semplice cotton fioc. Andremo con tanto mascara, perché ovviamente il mascara è il prodotto proprio per eccellenza make-up, no? Nel senso che una donna, in una trousse di una donna può mancare magari il fondotinta, il fard, la terra, ma sicuramente non mancherà mai il mascara, perché è proprio quel prodotto che immediatamente dà vivacità allo sguardo, profondità, apre l'occhio e quindi dà immediatamente carattere. Nel caso delle donne più coraggiose possono anche utilizzare i mascara colorati, visto che proprio dopo tutto questo grigiore del lockdown abbiamo comunque tanta voglia del colore. Ad esempio anche l'altro giorno ero in TV, ho fatto un programma dove parlavo proprio del colore, avevo proprio una camicia tutta colorata, un po' estiva. Oggi con la temperatura un po' più fredda non mi sentivo molto il colore, però insomma mi piace anche usare il colore. Possono usare i mascara colorati e poi ovviamente la firma del trucco è il rossetto. Per quanto riguarda la mascherina, come sappiamo bene, dobbiamo utilizzare dei rossetti no transfer, proprio che non si trasferiscano sulla mascherina, perché poi è brutto che quando uno poi si toglie la mascherina la bocca scontornata, soprattutto adesso che finalmente i ristoranti hanno riaperto, sì, nella parte, appunto, nell'aperto e quindi non al chiuso, avremo modo anche di socializzare un pochino di più, sempre con le dovute, quindi bisogna fare attenzione un po' a queste cose. Allora, se volessimo dire, una ragazza come questa che abbiamo visto del tutorial sull'armocromia autunno, Carolina, una rossa con gli occhi verdi, lei, esatto,
Come può usare i colori? Cioè, dove conviene mettere un colore nella parte sottostante, nella parte superiore, sulle guance? Come potrebbe usare nella maniera migliore quali colori? Allora, normalmente sulla donna autunno è un po' più semplice perché sono colori un po' più naturali. Quindi, ad esempio, i bronzi, la terra sono prodotti che quasi tutte le ragazze utilizzano. Il bronzer va applicato nel modo A8, come faccio vedere spesso nei tutorial, quindi nella fronte, sotto gli zigomi e nel perimetro, e questo serve per dare una maggiore, diciamo, gradevolezza all'ovale del viso. Per quanto riguarda gli occhi, possono sfumare, come dicevo appunto, una matita color prugna, magari nella parte superiore. Se vogliono richiamare il colore dell'occhio, io spesso uso le matite colorate all'interno dell'occhio. E quindi nel caso hanno gli occhi verdi, possono usare Che una vuol matita dire verde capitolo? nella congiuntiva, proprio si chiama Ah, proprio ok. nella palpebra interna dell'occhio. Quello noi nel trucco lo chiamiamo effetto specchio, cioè si va a riflettere il colore dell'iride con la matita e quindi lo valorizza molto. Mi viene in mente tanti anni fa quando truccai Antonella Clerici in TV che le misi una matita verde, verde mela all'interno dell'occhio e da allora lei non l'ha più tolta, usa sempre questa matita verde perché le è particolarmente piaciuta. Fantastico, fantastico, grazie Pablo. E, beh, direi che abbiamo detto tutto. Se si vuole entrare in contatto con Pablo, bisogna parlare con le sue 10-12 No, segretarie. assolutamente, no, 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 io sono facilmente contattabile perché già mi vedono anziano, poi dopo se diciamo così poi non mi No, chiamano non più. diciamo anziano, perché dire questa parola anziano? No, una persona Maturo. esperta, esperta e matura, matura e esperta. Sì, un silver makeup artist argentato. No, no, tranquillamente potete mettervi in contatto con i nostri canali YouTube, sia quello di Infoestetica, sulle mie pagine Facebook, Instagram. Pablo Gilcagnè, quindi è molto semplice da Ok, trovare. il tuo sito è faceplace.it, dove si trovano Esatto. anche il numero di telefono dove si può contattare la Faceplace Academy. E c'è Alessandra che scrive: Buonasera, ora non ho mai capito che far usare con l'abbronzatura. Ah, ok. Forse il colore torna. Mannaggia, non si vede. Ah, terra di Siena. Allora, con le abbronzature è bene evitare tutti i colori troppo marroni, perché altrimenti il marrone dell'abbronzatura, il marrone del fard, tende ad essere un po' troppo uniforme. Quindi nel caso, ad esempio, delle abbronzature, io consiglierei tipo un fard di color corallo, quindi evitare magari i toni troppo marroni e utilizzare ad esempio come questo colore, corallo, che illumina molto meglio l'abbronzatura. O altrimenti utilizzare degli illuminanti sui toni dorati per dare più luce. Il problema dell'abbronzatura è che apporta un po' un effetto scuro sul viso, quindi già siamo scuri, se poi aggiungiamo un fard scuro andiamo ad indurire un pochino i lineamenti. Quindi è opportuno invece illuminare, utilizzare dei colori più chiari come ad esempio gli illuminanti dorati o come ripeto un fard color corallo. Fantastico, fantastico. Adesso vogliamo vedere com'è il dopo di Certo, assolutamente di Carolina. Carolina. Caroline. Carolina, che poi è un bel nome. Sì, tu Più l'hai bello. ribattezzata Camilla, Camilla. eccola. Voilà, come vedete, Wow. esatto. Su di lei abbiamo Beh, ecco, creato sì, questa palpebra, evidente. vedi, color prugna, a bronzo, dell'oro che vediamo sia sotto il sopracciglio che al centro della palpebra mobile. Non per niente i colori che indossa sono proprio l'ocra, il marrone, che sposano perfettamente con il suo incarnato e quindi vanno a valorizzarla maggiormente. Fantastico. Allora, vabbè, Pablo, adesso io vorrei preannunciare qualcosa. Non voglio dire ancora di cosa si tratta, però c'è una Questo cosa per spoiler. le teenager, una figata. Ora gli Vabbè, metto un bavaglio, lo dai, diciamo, per le teenager, come trasformare una ragazza, Una una teenager. teenager, in una ventenne, in una donna. Esatto, in una rock star In una addirittura. rockstar, ne abbiamo fatti due di video con due ragazze molto belle Assolutamente sì. e si vedrà come vengono trasformate completamente, cioè si vede proprio, prima belle, Ma sì, è un dopo. po' sull'onda di Instagram, dei vari tutorial, un po' il trucco io dico sempre che è un gioco, cioè non bisogna fissarsi su questo, nel senso che anche le ragazze molto giovani, le teenager,
È giusto che giochino anche con il make-up, ovviamente ricordiamoci l'occasione d'uso. Non è che un trucco del genere lo consiglierei per andare a scuola, assolutamente no. Però magari per una festa, per una nuova cena, visto che adesso possiamo piano piano riuscire, ma anche per i video party a casa, insomma, può essere divertente proprio giocare con il trucco. Cioè, io Certo. mi ricordo anch'io da bambino, ho sempre giocato con mia sorella, la trasformavo nella principessa o nella star. Bello. O anch'io magari mi divertivo a vestirmi con gli abiti di mio padre, con la cravatta. Addirittura mia mamma mi diceva che ho imparato prima a fare il nodo della cravatta e poi allacciarmi le scarpe, no? Perché era un po' come immedesimarsi, no? È una cosa Certo. più grande, credo che sia più che legittimo. Sì, sono d'accordissimo. E poi vorrei anticipare un'altra cosa, senza spoiler, però siamo d'accordo che faremo dei video intitolati Make Up Secrets by Pablo, Yes. dove tu, perché tu spieghi sempre tutto molto bene, però sai, vedendo un intero trucco, una seduta intera, ci si deve seguire e Certo. si possono capire delle cose che fai. In questa rubrica noi andremo a vedere tre segreti per ogni cosa, quindi tre segreti, che ne so, per lo smokey Tre. eyes, tre Esatto. segreti per il trucco Come toccare glamour, le labbra, sì. tre segreti per truccare la labbra, cose pratiche che chi lo Esatto. guarda lo può subito mettere in pratica. Esatto, magari cercheremo anche l'aiuto delle nostre modelle, magari io farò un metà viso e loro faranno l'altra metà, così Bello. magari faremo vedere quanto poi il trucco non è così impossibile, insomma, da replicare. Va bene, Pablo, grazie, grazie della tua ospitalità. Grazie a te di essere venuto a FacePlace. A presto tutti quanti, grazie che ci avete seguito. Seguiteci, guardate i video, guardate i tutorial di Pablo. E Ciao. ringraziamo anche Alessandro per dalla regia che ci sta aiutando. Vabbè, Alessandro, senza Alessandro non saremmo neanche qui, non so. Io non so cosa starei facendo. Grazie a tutti, ciao. Ciao!